Benvenuti in quest'altra puntata sul calcio dilettantistico pisano, prima, seconda e terza categoria. Per quanto riguarda la prima categoria, si segnala il successo del portapiagge per 2-0. La squadra di Mister Cecchi si impone con un secco 1-2 all'ottavo quartiere, al decimo della Maddalena e supera il Bibbon nella California per 2-0 e si assesta al quinto posto a quota 41, staccando il Cascina Sportiva di 2 punti. La squadra di Cecchi sta viaggiando a buon ritmo, mancano 5 giornate alla fine e è in buona addirittura d'arrivo per disputare i playoff e quindi centrare il piazzamento. Perde invece il Calci che giocava col Palazzi, le due squadre avevano 29 punti entrambe, il Palazzi è stato più cinico sotto porta e è riuscito a battere il Calci. Calci che resta dunque a 29 punti, 8 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte per la squadra di Mister Rocca che deve stare attenta, domenica andrà a far visita al Castel Badia. Per quanto riguarda la seconda categoria, la Marinese nel girone A pareggia 1-1 con il Nuovo Orione, resta purtroppo terz'ultima in piena lotta play-out. Ieri occorreva una vittoria, è arrivato soltanto un punto, la Marinese in queste ultime 5 partite deve lottare con tutte le sue forze per evitare gli spareggi. Domenica purtroppo sfida durissima per i neroverdi, ospiti della capolista aulese. Per quanto riguarda il girone E, termina praticamente quasi definitivamente il sogno promozione diretta della Scintilla Pisa Est che si fa bloccare in casa dall'Atletico Casciana Terme 1-1. Ospiti in vantaggio con Citi, pareggio pisano con Emmi, la Scintilla poteva vincere. Ha sprecato tanto, non è riuscita a concretizzare e si ritrova con un punto solo contro la terz'ultima in classifica. La Scintilla adesso deve badare al piazzamento e cercare di mantenersi in orbita playoff. Il derby Atletico Tirrenia-Aquila Metato se lo aggiudicano gli ospiti, magari sicuramente fortunati rispetto all'Atletico Tirrenia che va spesso alla conclusione decide la punizione di Felici ad inizio ripresa, l'Aquila Metato si ritrova a 40 punti, soltanto a meno 4 dal quinto posto, per cui si riaprono i giochi, l'Aquila Metato se ci crede, se vince il prossimo derby contro il Ghezzano, cosa sicuramente possibile, può ancora sperare. L'Atletico Tirrenia resta invece a 34, una posizione di media classifica. Perde ancora il Ghezzano, perde 1-0 col Crespina, il recupero proprio abbondante, proprio all'ultimo istante, il Crespina trova la rete, condanna il Ghezzano alla 13ª sconfitta stagionale, la formazione di Noccioli e Sorrentino resta quintultima, meno 3 dalla salvezza diretta, posto occupato dall'Aiatico. Domenica allo Scirea di Arena Metato, il Ghezzano si gioca gran parte della sua stagione e deve cercare di evitare gli spareggi play-out. Spareggi play-out ai quali sicuramente è condannato il Pappiana, ieri pareggiato 0-0 in casa del Belvedere, adesso tutte le forze della squadra di Mister Cattei sono rivolte ai play-out, anche se deve stare attenta a non farsi risucchiare nell'ultimo posto dai livornesi del Real Nuova Corea, peraltro battuti anche ieri 2-3 dalla Butese. E questo è il quadro della seconda categoria, delle squadre pisane in seconda categoria. Passando alla terza, abbiamo nuovamente una capolista solitaria del Vecchiano. Il Vecchiano di Mister Bertolani, che quota 62, raggiunge quota 62, più 2 dall'Acciaiolo.
Acciaiolo ha firmato sul pareggio 2-2 a Ravano contro il Gello, invece il Vecchiano si impone a manina di pista in casa della sempre pericolosa e insidiosa Gazzella di Mister Palla e va in testa al comando. A meno 3 dal Vecchiano, comunque non molla il Trettori di Ricciola che travolge 4-1 il Castel del Bosco. Gli altri risultati vedono un pareggio tra Aurora e Soiana, due squadre che non devono chiedere più niente a questo campionato. Acella viene travolta 5-0 a Fornaceti dai padroni di casa. Il Latignano batte 3-1 il Portanuova e la Lorenzana, 57 punti, meno 5 dal capolista Vecchiano, supera 2-0 il San Sisto di Mister Barbuti. Lavellani continua a vincere, vince 2-1 a San Frediano e raggiunge dopo una lunga rincorsa il quinto posto. Quinto posto al quale oltre al Gello punta anche il Filetto di Mister Guadagno che vince il derby con Millerino 2-1, continua la sua straordinaria serie positiva. Per quanto riguarda il girone B, Sporting è sconfitto da Montecastello 3-2, Sporting che esce dalla griglia playoff per la prima volta in questa stagione, vince il Tirrenia di misura 1-0 sul Chianni, una vittoria che fa morale nulla più. Anche per oggi è tutto, arrivederci alla prossima puntata.